Coordinate cartesiane. Orientarsi per scegliere. Efficaci ed efficienti e sempre pronti anche in quei giorni. 45 gradi, 59 primi, 4 secondi latitudine nord, 12 gradi, 42 primi, 27 secondi longitudine est. Dal fiume Noncello nel Friuli parte l'esplorazione orientativa sul ciclo mestruale. Benvenuti all'ascolto di Coordinate Cartesiane da parte di Irene Spadaro, oggi in compagnia di una coach mestruale. E già alcuni hanno detto: perché serve qualcuno che ti spieghi come fare il tuo ciclo? Magari sì. Silvana Rigobon, benvenuta a Coordinate Cartesiane. Grazie e buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Brava, oh, finalmente uno che si rivolge ascoltatrici e ascoltatori. E stiamo realizzando questa puntata all'aperto perché comincia a avere un po' di parvenza di belle giornate. Ok, è tornato un freddo all'improvviso, ma qui alle grotte di Labante partiamo esplorando il ciclo mestruale, però dal fiume Noncello. Ok, che c'è questo rumorino di acqua. Come mai partiamo proprio da questo fiume nel Friuli? Perché la mia terra, e alla mia terra sono rientrata in Friuli dopo 30 anni d'assenza, e sono nomade, e ho vissuto un po' dappertutto, in all'estero, 30 anni? Sì, all'estero e a Barcellona, in Francia, a Strasburgo e a Londra, poi da lì mi sono mossa verso Verona, sono rimasta 20 anni a Verona. E a un certo punto ho sentito il richiamo della terra, il richiamo delle radici, e ho deciso di ritornare nella mia terra, che è appunto il Friuli, e nella zona del Noncello, quindi la parte del Pordenonese. Mestruale. È una definizione un po' particolare che molte persone non comprendono, quindi ha bisogno di una spiegazione. Allora, io mi sono formata in Inghilterra con Alexandra Pope e Shani Hugo Wurlitzer, che hanno creato una scuola che si chiama Red School, la scuola rossa, e che fa un lavoro sulla leadership, embodied leadership, quindi la leadership radicata nel corpo. Ed è un lavoro sulla consapevolezza del ritmo femminile attraverso appunto lo studio del ciclo mestruale. Con Alexandra abbiamo sviluppato un percorso che ci ha permesso fondamentalmente di lavorare con le donne, invitando le donne a incontrare la propria guida interna, che è per l'appunto il ciclo mestruale. Quindi quando parliamo di coaching mestruale significa invitare le donne a ricollegarsi a questa consapevolezza, a questa saggezza che viene dal corpo. Il linguaggio è importante. Come si può rispondere? Non intendo come risposta pronta a chi ti dice le tue cose, ma come ci si può rispondere? Perché non è tanto quello che ci dicono, ma come reagiamo. Allora, lavorare sul ciclo mestruale significa invitare le donne a rendersi conto che il ciclo è una risorsa e non è un problema. In Inghilterra, addirittura, dove mi sono formata, quando si parla di ciclo si parla della maledizione. Addirittura. Quindi lavorare con la mestrualità significa invitare le donne a rendersi conto che il ciclo mestruale in realtà è una benedizione, quello che io chiamo il coach interno. Che cosa significa? Il ciclo fondamentalmente ha delle energie nelle fasi diverse durante il mese che ci permettono di attingere a delle risorse che diventano veramente degli alleati. Ora, quello che io faccio
non è tanto insegnare alle donne quanto invitare le donne a ricordarsi e a ricollegarsi a questa saggezza che è interna. Quindi quando si lavora sulla mestruolità, quando si lavora col ciclo mestruale, si invita le donne a collaborare fra di loro e a condividere questa saggezza, perché ogni donna fondamentalmente è insegnante per se stessa e per le altre. E quindi lavorare sul ciclo significa invitare le donne ad osservare prima di tutto e a riconoscere quattro fasi specifiche all'interno del mese. Quello che fa la mia insegnante Alexandra Pope è offrire una mappatura del ciclo. Quindi quando si parla di mappe di territori, il territorio è il corpo e il ciclo mestruale, la mappa è un modo di leggere questo percorso mensile. Quindi la mappa di Alexandra Pope si rifà all'archetipo delle quattro stagioni. Quindi ogni mese una donna passa attraverso un viaggio energetico che è simile alle quattro stagioni dell'anno. C'è la fase del sanguinamento, che è l'inverno interno, si esce dal sanguinamento, si va nella primavera interna, nella fase ovulatoria possiamo pensare all'estate, e la fase premestruale e l'autunno. Ora, ogni stagione interna ha delle caratteristiche energetiche specifiche che si possono generalizzare appunto pensando alla natura, pensando a un bosco, pensando a un albero. Quindi noi pensiamo ai quattro momenti della natura durante l'anno. Un albero non muore in inverno assolutamente, ha un'energia che va verso l'interno, un'energia che va verso le radici. È il momento in cui una donna dovrebbe trovare il proprio spazio, dovrebbe trovare un momento per ricollegarsi alle radici. Si parla addirittura del momento della caverna, è il momento in cui una donna avrebbe bisogno di trovare spazi e tempi per ritrovare il contatto con se stessa, ed è un momento in cui nel silenzio una donna ritrova le proprie risorse. Queste sono le giornate del sangue. Per lasciare le vostre domande alla nostra bussola tematica ci trovate su Facebook alla pagina Coordinate Cartesiane, oppure su Twitter all'hashtag CartesianeRCDC. Uscendo dalle giornate, diciamo, della caverna invernali, si passa verso la primavera, che è la fase appunto post-mestruale, ed è la fase energetica in cui c'è un accesso ad una parte creativa che è molto vivace. Il rischio di questa parte di grandissima creatività è che le donne perdano il focus, quindi è il momento in cui si aprono tanti file. Quindi è quel momento in cui non fidatevi delle promesse di gite, vacanze, perché poi c'è il rischio che fra 20 giorni non è che cambia idea, parte proprio dell'esploit che va scemando. Sì, allora diciamo che nei giorni successivi al sanguinamento una donna ha una grandissima energia, ha un accesso a una grandissima energia. L'invito di questa parte del ciclo è quello di accogliere tutte queste idee creative, di permettersi di respirarci dentro e di farle sedimentare in qualche modo. Poi si passa nella parte ovulatoria, che è la parte estate. L'estate in natura significa le radici sono ben piantate, il tronco è ben saldo. Qualche tormentone per andare a ballare in spiaggia, certo. Estate. Concerti all'aperto. Però i rami sono pieni di frutti, quindi è il momento in cui si mette a frutto la parte progettuale della primavera. Quindi è un momento di grande efficacia per le donne, tendenzialmente anche da un punto di vista professionale, creativo, efficacia, efficienza. È il momento della superdonna, è il momento in cui le donne sono veramente presenti in quello che fanno e sono proiettate verso gli altri. Quindi è il momento in cui sono presenti per gli altri. E si passa poi alla fase successiva, che è la fase premestruale, che è la fase autunnale. Autunno, in primavera, la primavera ci insegna, le foglie cadono. Allora, in teoria l'albero diventa intrattabile.
Allora, in teoria, quello che ci insegna la natura è che abbiamo bisogno di lasciare andare. Ed è questa una delle caratteristiche delle donne, che non riescono a lasciare andare. Infatti la fase premestruale è quella più difficile per le donne, proprio perché tendono ad aggrapparsi alle cose, alle situazioni, ai sentimenti, alle emozioni, eccetera, eccetera, quando in realtà la nostra natura interna ci invita a lasciare andare. Questo veramente è un grandissimo insegnamento. Quindi diciamo che il coach interno, quindi il ciclo mestruale, ci invita in quella fase a renderci conto che è sano lasciare andare quelle foglie che non servono più, per permetterci di affrontare il nuovo inverno, che è la fase del sanguinamento, quindi la fase del rientrare nella caverna, del rientrare verso le radici, per permettersi di arrivare in quella fase più leggere. Questo veramente è il viaggio interno che ci richiede di essere leggere, di alleggerirci. L'altra cosa super interessante della fase autunnale per le donne è che è la fase in cui appare il critico interiore. Allora, il nostro critico interiore in realtà è il nostro più grande alleato. Se noi permettiamo al critico interiore di fare il suo ruolo, di svolgere il suo ruolo, che è quello per l'appunto di criticarci, e se accogliamo queste critiche costruttive in modo, diciamo, con amore, con compassione, ci rendiamo conto che il critico ci dà degli input che sono veramente importanti, ci permette di andare a rivedere le fasi creative delle altre stagioni del ciclo e di fare una potatura. Coordinate cartesiane si parla di ciclicità mestruale con la coach mestruale Silvana Rigobon. Una delle cose che ho appuntato, incantata, ascoltandoti parlare della ciclicità in un modo che non so quante donne si sono viste raccontare. Può aiutarci appunto il collaborare fra donne, ad esempio delle donne in fase primaverile in cui c'è tutto quanto lo sbocciare dell'energia, evitare che un critico devasti l'albero, sparga sale e bruci l'intera città perché non gli piace più niente, non le piace più niente di quello che ha costruito finora. Giustamente il ciclo è anche il ciclo vitale, il ciclo della vita, quindi dal menarca alla menopausa, quindi parlare di mestruolità significa anche ristabilire il valore dell'età e quindi dare il giusto valore alla prima mestruazione, onorare e celebrare tutta la parte degli anni del sanguinamento e poi arrivare alla menopausa preparate per questo momento che è il momento del vero potere. Il vero potere perché una donna in menopausa ha vissuto per più o meno 35-40 anni e tutto questa relazione con questo coach interno e quindi è entrata in contatto con questa saggezza interna. Ora, in una società sana, diciamo, le donne in menopausa sarebbero le insegnanti che passano la saggezza alle ragazze più giovani. In una società sana dovrebbero esserci delle cerimonie di accoglienza, di benvenuto delle giovani ragazze che diventano donne. In una società sana la prima mestruazione verrebbe accolta per quello che è, ovvero qualcosa da celebrare come passaggio di iniziazione da uno stato della vita verso l'altro. Questo accade in molte società tribali. Noi nelle società occidentali abbiamo perso questo tipo di passaggio di saggezza da una generazione all'altra. E andare a lavorare con la ciclicità e con la mestruolità significa anche ristabilire questo tipo di passaggi di celebrazione, di iniziazione. Ciclo significa celebrare il momento introiettivo, quindi il momento in cui si entra, il momento intimo, e celebrare il momento dell'espansione. Quindi
ciclicità significa entrare dentro e celebrarlo, uscire verso l'esterno e celebrarlo. E questo purtroppo le donne l'hanno dimenticato. Quindi quello che io cerco veramente di offrire come messaggio è che il ciclo va celebrato, al punto che ho creato un hashtag che si chiama Celebrate the Cycle e sto sviluppando una pagina su Facebook che si chiama appunto Celebrate the Cycle, dove cerco di raccogliere tutte le informazioni relative al ciclo in modo informativo, in modo propositivo, perché ci sono tantissime iniziative in Italia e all'estero che sono finalizzate proprio a conoscere il ciclo per quello che è, ovvero uno strumento di consapevolezza per le donne. Stiamo parlando di ciclicità mestruale. Quando poi il ciclo ci abbandona, abbiamo smesso di essere connesse alle altre, le guardiamo dall'alto in basso, le salutiamo, insomma, o possiamo scegliere di andare imperituramente in estate, per cui è come se ci trasferissimo a Tenerife. Il ciclo non ci abbandona. Noi continuiamo ad essere cicliche anche quando entriamo nella fase della menopausa, perché noi siamo connesse alla Luna, siamo connesse alla Terra, e quindi il fatto di finire il sanguinamento non significa che finiamo la fase ciclica. Quando io lavoro con le donne in menopausa, le invito a lavorare con la Luna, quindi a riscoprire la connessione con la Luna. Quando una donna entra nella fase della menopausa, entra nella fase del potere, e se riesce a continuare a sentire questa connessione con la ciclicità, diventa la maestra, l'insegnante anche per le altre donne. Lavorare con la mestruolità significa anche invitare le donne a rendersi conto del ciclo della vita, quindi lavorare consapevolmente dal menarca attraverso gli anni del sanguinamento, arrivare alla menopausa e arrivare alla menopausa nella consapevolezza di cosa significa essere donna in menopausa. Donna in menopausa significa essere la saggia del gruppo, non a caso in tantissime culture tribali le donne della comunità, le donne sagge della comunità sono le donne in menopausa, perché sono le donne che hanno camminato di più sulla terra, sono le donne che hanno vissuto di più, sono le donne che hanno avuto la fortuna di aver vissuto più a lungo e quindi hanno più esperienza. Quindi lavorare col ciclo mestruale significa anche ristabilire il valore dell'esperienza. Se volessimo trovarti, ritrovarti, adesso non possiamo prendere appunti, stiamo cercando parcheggio, oppure il podcast, però lo sto ascoltando ma ho le mani occupate, come ti troviamo? Un link, un Facebook? Ma su Facebook la mia pagina è Movement Medicine Silvana, e sto creando il mio sito web che dovrebbe essere presto online con nome e cognome. E degli appuntamenti, qualcosa da qualche parte? Ma attualmente sto aggiornando il mio calendario per i prossimi mesi. Da qualche anno sto portando avanti un progetto che si chiama Donne che danzano coi lupi. Uh-huh. E ovviamente si rifà al libro della piccola Estes, Donne che corrono coi lupi. E l'idea è quella di lavorare sull'archetipo del filo rosso e della tessitura attraverso il movimento consapevole, quindi attraverso la danza libera, e si va a lavorare sul proprio filo rosso e sul lignaggio femminile, quindi la madre, la nonna, le antenate, e sulle radici. E questo progetto l'ho iniziato in Italia, l'ho portato in giro in vari paesi, mi hanno invitato in Francia, in Lituania, in Bielorussia, in India, in Turchia, in altri posti, e l'idea è che questo filo rosso si può portare da un paese all'altro tessendo esperienze, quindi in ogni paese
le donne hanno un certo tipo di rapporto con il ciclo per una questione culturale, che è diverso di paese in paese, però in realtà ci sono tantissime cose in comune e quindi l'idea è quella di confrontarsi, di mettere insieme queste esperienze e di portare avanti questa tessitura. Quando si parla di tessitura, appunto, c'è una trama, un ordito, ci sono dei fili che si intersecano, quindi letteralmente, fisicamente si va a lavorare proprio con il movimento, con questo filo rosso, con il nastro rosso. Ogni volta faccio portare alle donne che partecipano un nastro rosso, delle perline, delle cose di questo tipo, e si va a lavorare appunto sul creare insieme qualcosa che abbia a che fare con la bellezza, perché per me le donne sono portatrici di bellezza prima di tutto. In ogni paese in cui vado invito le donne a lasciarmi delle cose rosse, che possono essere dei fili, delle perline eccetera, o addirittura delle cose fatte dalle loro nonne, che possono essere dei centrini fatti all'uncinetto eccetera eccetera, perché io credo veramente che i lavori delle nonne fatte a maglia con l'uncinetto e queste cose siano veramente l'espressione. Io le chiamo dei mandala, i centrini delle nonne sono dei mandala, sono delle preghiere, sono delle modulari, esatto, sono dei mandala. E io dico sempre che noi siamo la manifestazione dei sogni delle nostre nonne, quindi esistiamo perché prima di tutto le nostre nonne ci hanno sognato. La mia ha sognato mangiando peperonata, l'ho fatto per cena pesante, perché in Sicilia è una bella. Per lasciare le vostre domande alla nostra bussola tematica ci trovate su Facebook alla pagina Coordinate Cartesiane oppure su Twitter all'hashtag CartesianeRCDC. Silvana Rigobondo, docente, oltre che coach mestruale, docente di Movement Medicine. Che cos'è? Allora, la Movement Medicine è una tecnica di meditazione in movimento che ci aiuta ad essere più presenti e quindi si va a lavorare sul corpo invitando il cuore e la mente a collaborare ed è fondamentalmente un modo di integrare queste tre parti, di metterle insieme e ci permette di essere più presenti nella vita, fondamentalmente. Quindi quello che faccio io, invito le persone ad ascoltare il linguaggio del corpo e a cercare quel movimento interno che è naturale, che ha bisogno di esprimersi, e attraverso quel movimento entriamo in contatto con quel potenziale che vuole esprimersi, quindi andiamo a contattare i nostri talenti, i nostri sogni. E attraverso il movimento possiamo creare delle modalità, delle strade per manifestare i nostri sogni. Un ultimo messaggio in bottiglia per i nostri ascoltatori, che ormai hanno trovato parcheggio, è venerdì sera. Non abbiamo bisogno di inventare la ruota. Il ciclo esiste. E il ciclo è il coach interno per le donne. Non abbiamo bisogno di inventare la ruota, ma abbiamo bisogno di conoscerla e abbiamo bisogno di celebrarla. Quindi il mio obiettivo è quello di invitare le donne a rendersi conto di questo strumento potentissimo che hanno, che è uno strumento all'interno del proprio corpo, quindi di riconoscerlo, conoscerlo e, se possibile, celebrarlo. Celebrate il ciclo, perché il ciclo è veramente il vostro grande alleato, è il vostro grande insegnante, e ogni donna è insegnante per se stessa e per le altre. Quindi lavorare col ciclo significa anche andare a lavorare sulla rete, e la rete è la caratteristica delle donne, perché le donne tessono, le donne hanno questo filo rosso, sono collegate a questo filo rosso, il filo rosso che le lega alla madre, alla nonna, alle antenate, al loro lignaggio femminile. È questo filo rosso che si può tessere una con l'altra, quindi ognuna ha un filo che è unico e individuale, e insieme, solo insieme, possiamo creare una tela che è fatta di trame, di orditi, di esperienze, di conoscenze, di consapevolezze, di saggezze. E solo insieme possiamo tessere questa tela. Non a caso, in tutte le culture, da sempre,
l'archetipo del filo, della tessitura, del ricamo, del mettere insieme i fili esiste in tutte le culture, trasversalmente da sempre. E in qualunque stagione vi troviate del vostro ciclo, ovunque soffino i venti della vostra rosa, siate pronti a perdere la bussola per scoprire nuovi orizzonti. Buona continuazione d'ascolto dei programmi di Radio Città del Capo da parte di Irene Spadaro. Mi sono perso sulle mappe riperso, oh oh, l'orientamento è disperso fra mappa e territorio. In questo mortorio la mente apre le persiane in cerca di coordinate carteziane.